schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video recensione ragazzi per queste fantastiche esclusive del mese di gennaio. Sì, sono molto ironico ragazzi, come leggerete qui c'è scritto selezioni di questo mese ragazzi. Selezioni de che? Ma de che selezioni? Sony, fai schifo! Puttana la miseria, Sony, fai veramente schifo. Ecco ragazzi i fantastici giochi di questo mese. Allora, parto col fatto che secondo me se ne salva solo uno qua a mezzo del gioco e poi andremo a vedere con calma quale. Allora, innanzitutto ci troviamo sta rottura dei coglioni che so 4 mesi o 5 più o meno, che ci sta spaccando il cazzo sul PlayStation Store. Basta Sony, basta, ne abbiamo piene le palle di sto gioco. Dimmi chi sei, ma sti cazzi di chi sei, ma che me frega a me. Cioè ragazzi, sto gioco ci sta rompendo veramente il cazzo, sono mesi che sta occupando una posizione sul PlayStation Plus, che io voglio dire, ok, l'ho scaricato 5 mesi fa, basta, toglilo dai coglioni. Non è perché nelle 3 hai dichiarato che sarebbe stato il titolo del 2016 o del 2017, quello che cazzo sia, adesso mi devi rompere il cazzo tutti i mesi con sto gioco di merda. Voglio dire, invece di impegnare un posto, diciamo, una posizione nel PlayStation Store con questo gioco di merda, metti un gioco carino, che sia carino, però non un gioco di merda come questo. Ragazzi, io l'ho scaricato ma l'ho disinstallato subito ragazzi, e poi vedete voi insomma se vi piace, però penso che in 5 mesi avete visto che cazzo di gioco può essere sto gioco. Poi qui che cosa abbiamo ragazzi? Un bundy. Allora, un bundy è un Season Pass per Batman. Beh, buono per chi ha questo gioco, però è buono. Perché? Perché io non so adesso se con questo Season Pass si può giocare anche al gioco, però ho i miei dubbi, ragazzi. Solitamente quando uno ha un Season Pass, diciamo, è perché ha il gioco, è perché comunque sta giocando a quel gioco e automaticamente compra il Season Pass per l'online. Allora, se io compro il Season Pass per l'online perché ho quel gioco e tu poi me lo metti gratis, ma che cazzo di senso ha ragazzi? Non ha alcun senso, non ha alcun senso. Io adesso qui mi sono pure sbagliato, l'ho scaricato ma a me non serve un cazzo, cioè, l'ho messo in gara in raccolta ma non mi serve un cazzo. E poi voglio dire, io a Batman non c'è gioco, non ci ho mai giocato, non mi piace e non credo che ci giocherò mai. Però vabbè, io so dei gusti difficili raga, e quindi i gusti sono soggettivi, a me non piace e non c'è gioco. Però torno al fatto che è un Season Pass, se io ho il gioco, il Season Pass già l'ho comprato da tempo, quindi Sony di merda, non serve che tu lo metti ora. Allora ragazzi, passiamo a quest'altro gioco. Quest'altro gioco diciamo che è quello che è l'unico secondo me ci può sprecare un tantino di tempo, è della Eidos Interactive, un gioco che comunque è della casa produttrice di Tomb Raider e altri giochi comunque della Eidos Interactive, e ha fatto bei titoli secondo me. E questo gioco, a parte il troppo futurismo, che per me quella è la mia pecca, purtroppo non mi piacciono i giochi troppo futuristici, però a livello grafico mi sembra un bel gioco, mi sembra
un gioco che si può giocare, diciamo, no ragazzi? Penso abbia una bella storia coinvolgente, suppongo, perché non l'ho mai giocato e quindi posso solo supporre abbia una bella storia coinvolgente. A parte la grafica, queste animazioni che sono veramente molto belle, e penso che questo potrebbe essere, si potrebbe ritenere il titolo del mese, il titolo del mese PlayStation Plus, per quanto mi riguarda ragazzi, perché ovviamente può anche non piacere. Penso di scaricare questo gioco e di provare a giocarlo, anche se ha quel che di futurista, però diciamo il guardare le immagini mi intriga parecchio e quindi vorrei provare magari a giocarlo, anche perché, come ho già detto, ha dei bei scenari, ha dei bei paesaggi, delle belle animazioni, e quindi magari ci perderò un pochino di tempo a guardare che tipo di gioco è. Certamente non è un gioco che è per me, però proverò a giocarlo. Ragazzi, io per esempio ho scaricato Fortnite, molti di voi ci stanno giocando, se ci ammassano, vedo su YouTube Battle Royale, questo, quella, è un gioco di merda per me, raga, è un gioco di merda, Fortnite è un gioco di merda, cioè, mo dai, su. Però vabbè, e alcuni ci sono rimasti soddisfatti, buon per loro, a me non piace manco quello del gioco, non mi piace manco per cazzo, e quindi non lo gioco. Però giustamente ognuno ha il suo ideale di gioco e la sua idea di gioco. Io però rimango sempre sul fatto che io una volta che ho giocato a GTA o Far Cry, per me l'arti giochi sì, sono belli, però non mi ispirano più di tanto. A me per esempio Far Cry 4 e il 3 sono stati giochi bellissimi, che comunque ci hanno avuto quell'open world spettacolare per quanto mi riguarda, e non li cambierei, come non cambierei comunque GTA o Red Dead Redemption con altri giochi. Io penso che una volta che si è giocato a giochi come questi, che hanno una giocabilità assurda, un open world abbastanza libero, diciamo, che ci permettono di fare molte cose, per me è già molto, anche perché a chi è che non piace cazzeggiare? Io per esempio in Far Cry 4 o nel 3 andavo a caccia per i cazzi miei, a cercare animali, oppure a cazzeggiare con un amico, sempre andando a caccia, e ho passato veramente belle nottate andando a caccia di animali o a caccia di cose. Voi direte: ma ti piace la caccia? No, non mi piace la caccia, in realtà dal vivo non mi piace la caccia, però in un gioco rimane sempre in un gioco, e quindi mi piace giocare a questo tipo di gioco. È comunque un Far Cry, è un survival. Scusate ragazzi. E comunque, ritornando a questo gioco, io, come ho già detto, proverò a scaricarlo questo gioco, perché come state vedendo da immagini è veramente spettacolare, quindi ci sta che potrebbe essere un buon gioco, e quindi lo scaricherò e proverò anche a giocarlo. Non mi sento di consigliarlo anche a voi, però io fossi in voi lo scaricherei magari solo per provarlo. Quindi a questo punto ragazzi andiamo a scaricare questo gioco, perché come ho già detto io andrò a scaricarlo e quindi me lo aggiungo in galleria. Passiamo al prossimo gioco ragazzi, il prossimo gioco è un gioco di VR, PlayStation VR, quindi se non avete PlayStation VR, o meglio questo caschetto che costa la bellezza di 399€, almeno fino a poco tempo fa, ora non so quanto cazzo costa, e sinceramente non vale la pena il PlayStation VR. Perché? Perché ve lo spiego subito, non ci sono giochi all'altezza del PlayStation VR. Guardate sta cagata e vi rendete conto da soli. Cioè, secondo voi io vado a pagare 300€, 400€, anche 200€, che è il costo della PlayStation attuale, per giocare a un gioco di merda come questo?
No, ragazzi, no, assolutamente no. Io mi aspetterei di giocare un VR, magari il prossimo GTA. Allora lì potrei anche spendere due soldini per il caschetto, ragazzi. Ma per sti giochi de merda, i soldini per il caschetto non ce li spendo. E in ultimo abbiamo, ragazzi, un gioco di PS Vita. Ora io mi domando, chi cazzo gioca ancora PS Vita? Ma soprattutto, chi è che fa il plus per PS Vita? Sony, ma te lo sei chiesto? Non te lo sei chiesto? È ora che cominci a chiedertelo. Fai il plus per PS Vita per prendere questi fantastici giochi. Ragazzi, fate il plus per PS Vita. C'è un fantastico gioco questo mese. Raga, manco Android c'ha sti giochi. Cioè, se voi giocate su un gioco su Android, è 20.000 volte meglio di questo. Cioè, mo parliamoci chiaro, ma che è sta cagata pazzesca, ragazzi? Io gioco alcuni giochi su Android e sono mille volte migliori di questo. Stiamo parlando di PlayStation Vita, che c'ha una buona grafica. Quindi, ragazzi, io lo chiudo subito il video su quel gioco, perché veramente fa cagare. Per quanto riguarda i giochi di questo mese, la delusione è abbastanza grande. Perché comunque mi aspettavo innanzitutto che togliessero sto cazzo di dimmi chi sei, e invece non l'hanno tolto, e poi mi aspettavo qualcosa di più. Devo dire che questo Deus Ex mi intriga, andrò a scaricarlo, andrò a giocarlo, proverò a giocarlo. E per favore, Sony di merda, non mi vieni più a di selezione di questo mese, come se fosse chissà che ci stassi a regalare chissà che. Siamo noi che ti stiamo a regalare i soldi, quindi fatela finita da cagarci il cazzo e dateci i giochi. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.